Sembra un nano, guarda, sembra una testa in giù. Io sono Marcus Crone, signore e signori, bentornati nella serie in Minecraft Vanilla 1.9, dove gli obiettivi li decidete voi e vengono posizionati su questa bellissima bacheca. Questa è la terza puntata. Io ancora non ho letto i commenti della prima perché mi sto portando avanti con i video. Da quella successiva aggiornerò questo muro, diventerà qualcosa di gigantesco, giganormico, sarà alto centinaia di chilometri, credo, non lo so, però. Vabbè, questo qui è il muro, quindi io purtroppo non ho ancora il verde per mettere gli obiettivi che abbiamo fatto. Per ora abbiamo fatto soltanto la zuppa di barbabietola del signor Davide, però ce ne sono altri e ce ne saranno altri, saranno molto molto interessanti. L'unica cosa è che la maggior parte di questi per ora ha bisogno di che cosa? Di ferro e di redstone, quindi è la terza puntata, anche se nella seconda vi ricordo che abbiamo beccato diciamo un anfratto che imboscasse pieno di zombie e mi hanno rotto il culo. E c'è un tempio della giungla. Io non vi ho detto niente sul tempio della giungla, non ci vado fino a quando non leggo dei commentini interessanti, perché sono sicuro che potete tirare fuori qualcosa di meglio di me. Quest'oggi la passiamo in miniera, signore e signori, perché in Minecraft, pure in Minecraft bisogna andare in miniera, cioè non so se lo sapevate. Sarà una puntata di scavaggio, sarà una puntata di speriamo che me la cavo, sarà una puntata di speriamo di beccare qualcosa di buono. Ad esempio, tre pezzi di ferro, così. Tre pezzi di ferro sarebbero una cosa bellissima, perché così mi faccio il piccone di ferro. Lo so che non si spreca all'inizio, ma io sono un vizioso. In realtà, più che ferro, se proprio dovessi essere super sincerissimo, ho una grande, grande, grande penuria di torciole. E quindi, ai ai ai. Ai, decci, amore. Quindi vorrei tantissimo trovare una vena di coal. Anche perché di là, tipo, laggava. Non so perché. In alcune parti di Minecraft, in alcune parti del mondo, quando rompi i blocchi, laggano. Qui, cioè, adesso no. Non ti spiega, ragazzi. Non ti spiega. Poi, eravamo in live a scavare e c'erano un sacco di teorie su dove trovare i diamanti. Che, sinceramente, non ho capito come fa a non essere una scienza certa. Perché vai dal 6 all'11, dal 10 al 5, dal 3 al 4, sali a 32, poi fai una capriola, fai un'altra volta, gira, turnica, prendi la patente B e cioè io boh, quindi non lo so. Però faccio notare che sto scendendo da un bel po' e non ho trovato proprio un cazzo di niente, cioè nel senso proprio 0000000 carbonella, e questo la dice lunga su quanto io possa essere fortunato. Ed ecco perché io non gioco mai d'azzardo, mai mai mai. Non dovreste neanche voi giocare d'azzardo, sapete, è un'attività abbastanza stupida. Cioè, a me piace il poker, però non lo reputo d'azzardo, lo reputo d'abilità. La roulette è d'azzardo. Il blackjack, no, il blackjack è d'abilità, dai, parliamo seriamente. Però non so perché sto parlando dei giochi di carte. Vi parlerò, mentre scavo, del fatto della mia permanenza qui a Milano per questi 20 giorni. Mi sono preso una casetta temporanea dove dovreste avermi visto in live, per stare un po' con Topa Gigia, Shifty Mine, nonna. C'ha tanti nomi quella ragazza. Che è molto. Non lei, ma la casetta è molto, 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 molto più comoda di un albergo. Davvero. Aspetta, aspetta, perché sento un pipì. E se c'è un pipì vuol dire che c'è un pertugio. E se c'è un pertugio vuol dire che ci sono cose a vista. Andiamo di qua. Ferro! Fermi tutti! Ma mi sono portato tutto quanto! Vaffanculo, 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 vaffanculo! Ma che me va un culo 3 volte, scusa, che cacchio! Cazzo, cazzo, presto, presto, ritornello! Allora, intanto che stavo dicendo prima, poc'anzi. Tra l'altro questa cobblestone ci serve, è importantissima, poi vi spiego perché. Perché. Oh, sì! Ferro! Oh! Dai! 8 pezzettozzi, signori! 8 pezzettozzi! Wow! Dunque! E niente, qui la casetta a Milano. Ah, vabbè, io devo continuare a cercare la casa del pipi. La casa del piede, quella casetta a Milano è davvero molto più comoda degli alberghi, perché gli alberghi devi sempre sottostare
ai loro orari, la colazione, altrimenti la zompi, visto che l'hai pagata allora ti svegli presto. Io lì mi svegliavo quando mi pareva, facevo come mi pareva, cagavo come mi pareva, facevo doccia come mi pareva, facevo sesso come mi pareva, fumavo come mi pareva. Davvero, davvero un'altra cosa. Per una persona come me che tende ad avere dei grossi problemi con gli orari imposti dagli altri. Cioè, nel senso, io se voglio mi alzo alle 5 del mattino e sto bene. Tipo, io ieri e oggi no, ho dormito 3 ore a notte. Sto bene. Sono fatto una docciozza e sto bene. Ma se mi devo alzare alle 9 perché me l'ha detto qualcun altro, me lo del culo. Me lo del culo, me lo del culo. È una cosa più forte di me, faccio di tutto per fare ritardo, di tutto, sono proprio una donna in questo senso. Io sti 8 pezzi di ferro, però ci avrei quasi lo sfizietto di salivo un piccone. Lo so che va più, che si consuma subito e va più veloce, cioè però va più veloce. Però ne ho incontrato davvero poco, ragazzi, davvero. Ma perché ho messo il piccone? Ne ho incontrato davvero poco di ferro, di solito. Non dico uno stack, però con un 10 minuti in miniera. L'altra volta 10 minuti in miniera, uno stack me l'ero fatto, eh. Invigi no. Invigi, niente, niente, niente per Marco Scalone. Vediamo un po' a che livello stiamo. Siamo a 20 singo. Dovremmo iniziare a vedere, che ne so, dei lapiscazzoli. Sarebbe bello. Della redstone sarebbe meglio. A parte che per forza per fare redstone mi devo far piccone. Per prendere redstone mi devo far piccone di ferro ferronio. Quindi per forza di ferro ferroso. Quindi per forza dobbiamo farlo. Lo stiamo fandolo? L'abbiamo fandolo? Spero di trovarlo. Con la redstone sbucci. Le cipolle, secondo me, è uno degli obiettivi più difficili che mi stia dato. È quello dello smistamento. Perché io proprio no. Che succede qui? E Minecraft con le ombre c'è ancora problemi, eh. Perché con lo smistamento non ci ho mai capito un cazzo. In realtà è con Parador che non ho. Oh, vedi! Dopo soltanto tutto qua robetta là, che te esci di qui? E Coal! Va bene. Ci fanno le torciole che schifo non fanno. Avrei preferito la versione compressa del Coal, che sarebbero i diamanti, però va bene lo stesso. Una bella spada. Due diamanti, una bella spadozza di diamante. Voilà! Eh sì, molto meglio la spada che il piccone, raga, a parte che potrei fare l'ascia di diamante, che fa più danni, perché i mostri sono davvero davvero forti. Io mi ricordo, che ne so, la 1.6.4, nascevi senza un cazzo, te facevi il set di pietra, senza armatura, andavi in giro e te la potevi giostrare. Certo, poi se ti esplodeva il creeper sul faccione, è pure normale che morivi, però. E invece qui no, eh. Qui è uno scheletro, sei morto. Sei morto. Ti serve lo scudo. Senza scudo sei proprio. Cioè, pure di. Ciao, fai ciao ciao con la manina. Sono tentato. No, dobbiamo conservare tutto il nostro ferro. Dobbiamo farlo, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo per i nostri amici. Gandalf. Sì, vabbè, ciao come. Sono metà crafting table della crafting grid. Va bene, Marcus Cronin, ma stai. La droga non drogatevi. La droga non drogatevi, ma come va? Ok. Sei pochissimo per colpa di. Ok, temo che sia giunto il momento, ragazzotti. È di minare la redstone. Potrei pure lasciare. Ma non ho portato. Ah, vabbè, l'avrei fatta successivamente. Ok, e ci mettiamo il nostro coal appena preso e 3 pezzettozzi di ferronio. Good, good, very good. Con quegli 11 ci potremmo fare una pettorina oppure uno scudo. È vero, possiamo fare lo scudo adesso. Bello, bello. Però per lo scudo mi ricordo di aver visto un commento. Ah, mi brucia la schiena. Spero che questo qui non venga preso e messo in un porno. E mi ricordo un commento sullo scudo, era tipo prova a fare una M con gli. Cazzo, quella deve essere difficile. Però si può fare. Ah no, c'è lo scudo super gaio anche. Allora, devo ricordarmi di pescare anche quest'altro commento sullo scudo. I noni, i noni. E voilà, signore e signori, abbiamo un pickaxe.
di Iron e possiamo minare finalmente la mazza di tristezza. Di dove ho mille miliardi di blocchi di... Ehi! Ah no, siamo tornati indietro. Io, ehi! E invece no, Fascus Card! E invece no! Questa credo sia Gravel. È molto Gravel che sia Gravel. Però non facciamoci una tragedia. Facciamo arrivare i Gravel. Vediamo un po' quanto... 8. Io direi scavare qua. Così. A 5 o a 6. 6. 6. Va bene. Vado avanti, è più veloce questo, però è... Gol. Adesso... Se... Il dio dei cubetti ci fa una grazia. Adesso becchiamo i diamantoni a fine puntata, senza tagli. Sarebbe spettacolare. Voi non vedete un cazzo, regà. Non vi preoccupate, neanche io. Ok. Allora, facciamo il metodo della nostra amica. Ehi. Dove è finito? Me l'ha sparito il piccone. E saliamo un pochino. Sperando che non ci sia la lava. Lì che c'è? Gravel. Poi 1, 2 e di qua. Sì, lo sappiamo che sei gol e stai bello. Sopra. Io mi rompo proprio per cazzo a scavare in varilla. Niente per Fascus Card. A parte che io poi mi appello a una divinità, quindi è ovvio, sono pazzo. Niente. Ma che è? È gol, raga, quello è gol. Gol. L'Italia fuori dai mondiali. Niente, purtroppo. Però c'è la Reston, raga. C'è la Reston. La Reston è buona, eh. Possiamo farci repeaters. Sembra un nano, guarda, sembra una testa in giù. Dove cazzo sta? Mamma mia, ragazzi, come sgoccio. Che cazzo di bucio di culo. A fine puntatozza. Fente... Mamma mia. No, peccato che non continua sopra, guarda, sono molto triste, sono molto triste di questa cosa, mi sono molto rammaricato. Intanto ci stanno pipistrelli che vengono schiacciati da non si sa che cosa, da se stessi. Sì, bello di casa, io quasi, però no, fortuna, quando cacchia la prendo adesso. Cioè, arrivederci Roma. Belli, bello sto blocchetto. Cioè, proprio qua stavi. Sei proprio. Sei un amore di papà. Sei. Vediamo sopra. No. Mi dispiace. Signori, quindi io vi sallustro. Vi ricordo di lasciare degli obiettivi nei commenti. Di supportare la serie con bel mi piacione. E ci prendiamo questi bei avantozzi. Diamond! Vedi, lagga un pochino di avanti. Vediamo quanti ne abbiamo presi. 4, no, non me inculi. 5! 5 di avanti. Possiamo fare una spada, un piccone, una spada e un sacco di cose, insomma. Proprio tante, davvero. No, vabbè, dai. Sono molto, molto felice di come sta andando questa serie, perché comunque non c'è tempi morti, quindi dai. Bella, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Wow, no.